La sede del Partito Repubblicano Italiano, l'onorevole Ugo La Malfa, più volte ministro nei dicasteri finanziari e fautore del centro-sinistra, ci ha concesso questa dichiarazione sugli obiettivi economici di tale politica e sulla programmazione. Mi pare che la caratteristica del programma del nuovo governo del centro-sinistra, la caratteristica fondamentale, sia l'accettazione piena del programma, in tutte le sue implicazioni e conseguenze, del criterio della programmazione economica. E cioè di un criterio per cui la politica economica del Paese viene razionalmente inquadrata secondo principi di urgenza nella soluzione dei problemi che stanno davanti al Paese. Da questo punto di vista c'è un progresso rispetto allo stesso primo governo di centro-sinistra, il governo Fanfani. Per quel governo il principio della programmazione economica era un punto da conseguire, tra tanti contrasti e tante polemiche. Col nuovo governo Moro, il principio della programmazione economica è un serio punto di partenza, sul quale è fondato tutto il programma del governo. Del resto, da oggi in poi, le scelte politiche, cioè le scelte del Parlamento e dei governi, saranno fatte su una base più razionale, sui rapporti e sulle ricerche che la Commissione Nazionale di Programmazione Economica offrirà all'opinione pubblica del Paese e alle forze politiche.